E quindi salve a tutti ragazzi, bentornati su Beyond Gamers. Siamo giunti finalmente all'ultimo video dell'anno 2021 su Beyond Gamers. Tra l'altro, questo è stato il mio anno più produttivo di sempre. E mi stupisco da solo del fatto di aver caricato così tanti video, tra l'altro con parecchie recensioni, i gameplay, video che non avrei mai pensato di fare, però che sono venuti così. Siamo giunti finalmente a quello che per me è il video più bello da montare ogni anno, ossia la top 10 videoludica. C'è da dire però che nel 2021 non sono usciti così tanti titoli importanti, ed infatti vedrete che anche quest'anno, come nel 2020, questa playlist è pregna di recuperi. Spero che questo dato di fatto sia un buon presagio per l'anno 2022, dove in teoria tutto quello che era slittato in questi 2 anni uscirà. Hogwarts Legacy, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, cioè, insomma, titoli che dovevamo giocare quest'anno, ma che arriveranno l'anno prossimo. Quest'anno addirittura avete rischiato di ricevere una top 15. Il problema è che, per mia forma mentis, non mi va di sforare con i numeri, però sappiate che ho lasciato fuori delle perle che mi dispiace profondamente, però le top si fanno da 10 posizioni e quindi. Quindi io direi di partire, senza indugi, con la decima posizione. You want me to do that? To paint this whole town back to life. Alla decima posizione abbiamo Concrete Genie, questa esclusiva PlayStation uscita ormai qualche anno fa, ma regalata col Plus a gennaio, motivo per cui l'ho giocato, è stata per me un'enorme sorpresa. Ma che cos'è Concrete Genie? È un puzzle adventure in cui controlliamo Ash, che nella città di Denshka gira con questo pennello per ridare colore alla città, una città che è marcia, che è piena di bulli, piena di cose inquietanti, alla quale lui pone rimedio, diciamo, ed è un'avventura che ti entra nel cuore. Nonostante le meccaniche semplici e una grafica in stile, per esempio, che ne so, Life is Strange, quindi non una produzione AAA, ma una cosa un po' più indie, il titolo riesce a colpire nel profondo, al punto che, se non ricordo male, alla fine mi sono pure commosso. Un titolino molto bello che, se trovate scontato o se avete avuto col Plus, ma magari non l'avete ancora giocato, vi consiglio subito di farlo, perché veramente, tra l'altro, le fasi finali meravigliose, io ve lo consiglio a tutti i costi. È un piccolo capolavoro che dovreste giocare soprattutto se volete staccare un po' da quei giochi più importanti, quei giochi che richiedono più impegno, più skill, più dedizione. È un po' come un altro titolo che vedremo più avanti, un gioco che ti dà serenità finché lo giochi, ed è per questo che lo consiglio a tutti, anche ai meno avvezzi al gaming. Alla nona posizione abbiamo l'unica esclusiva PlayStation 5 che quest'anno ho inserito nella top 10. E stiamo ovviamente parlando di. Oh, un altro Lombax. No, devo trovare il mio amico. Dove sei, Clank? Un applauso per i nostri eroi. Ratchet, ci serve aiuto. Ne fai più Alla nona posizione abbiamo Ratchet & Clank Rift Apart, seguito più o meno diretto del reboot del 2018, che però in realtà, da che ne ho capito, va a mettere le mani nella lore di tutti i Ratchet & Clank. Quindi è un seguito che può essere giocato sia da chi ha giocato il remake nel 2018, sia da chi li ha giocati tutti, ovviamente. Cosa c'è da dire su questo gioco e come mai l'ho messo solo alla nona posizione, nonostante all'inizio, quando stilavo la top 10 mese per mese, era in una posizione molto più alta. Piccola parentesi, io durante tutto l'anno stilo la top 10. Cambio, sposto le posizioni in base a come me la sento e poi a fine anno prendo una posizione. Ratchet & Clank era altissimo. Poi però mi sono reso conto di una cosa, che a parte la super grafica, a parte il DualSense, che per me comunque non rimane tutta questa gran tecnologia che fa avanzare il medium, anzi proprio per niente, quello che prometteva Ratchet & Clank era una meccanica così innovativa da risultare per la fine una normalissima meccanica di rampini, ossia i portali. Perché
perché sì, per carità, meravigliosi da vedere, meraviglioso vedere l'azione che in tempo reale ti apre appunto un altro portale e entri in un'altra schermata. Però effettivamente a livello di gameplay sono dei rampini, quindi non è che mi hai dato chissà quale innovazione. Sì, c'è l'impatto grafico, ma come tutti i videogiocatori sanno, la grafica non è tutto, è il gameplay che fa la differenza. E purtroppo Ratchet & Clank Rift Apart è Ratchet & Clank, è il seguito di quello del 2018. Sì, bellissimo, bellissimo da vedere, bellissimo anche da giocare, divertentissimo, però non ha nessuna innovazione. E era stato presentato come l'innovazione dei portali, l'SSD. Sì, va bene, ma alla fine che ne ho cazzo. Bellissimo gioco, da top 10, da nono posto, non più di così. All'ottava posizione c'è qualcosa che farà incazzare moltissimo chi ha seguito le mie vecchie flop 10. Perché io mi permisi di mettere Zelda Breath of the Wild in una flop. Zelda Breath of the Wild in una flop. Perché non rientrava nei miei gusti. Ma all'ottava posizione della top 10 2021 c'è... Dove gli dèi sono impotenti. Davvero? Ah, mi prendi in giro, Prometeo? Zeus, la sto raccontando io la storia. Ma non puoi cominciare così il trailer, dai! Non interrompermi! Una mortale? Ah. Approdata sulle rive di una terra misteriosa. Impreparata per il destino che la attende. Buona fortuna! Oh, guarda! Ha appena salvato il sedere a Hermes! Shh! Sta per svelare la trama! Allora, vince oppure no? Questo Zeus dovrai scoprirlo da te. La brutta copia di Breath of the Wild, l'incoerenza. Eppure, Immortals Fenyx Rising, conosciuto da prima come Gods and Monsters, per me è stato un giocone sviluppato da Ubisoft, dalla quale ormai io non mi aspetto più nulla, da Ubisoft non mi aspetto più niente, ed è una piccola perla. È letteralmente Breath of the Wild, ma non ha quella cosa che a me in Breath of the Wild me l'ha buttato giù. Le armi che si rompono, basta. Bastava quello per farmi amare Zelda, ma è proprio una roba che non concepisco, le armi che si rompono, ma ne abbiamo già parlato, non torniamoci. Parliamo di Immortals. C'è un gioco del genere nella mitologia greca ed è un gioco comico. Ci sono battute di continuo, gli dèi tra di loro che hanno le scaramucce, che si dicono su parole, e il personaggio lì tuo, così, che tra l'altro per crearti il personaggio io subito mi sono fatto il mio personaggio femminile solito, che mi faccio sempre perché sono innamorato del mio PG femminile, e sei in questo mondo vivo, pieno di sfida, con gli enigmi. Sì, ok, è una copia carbone di Breath of the Wild, ma a gusto mio è molto più affascinante, è bellissimo. 60 fotogrammi al secondo, 4K. Oh. Che meraviglia. Che meraviglia Immortals. La parte finale col Monte Olimpo è un po' una merda, infatti è per questo che è all'ottavo posto. Però nel complesso è un giocone, però c'è anche un pro a non essere Zelda Breath of the Wild. Se non avete una Switch, ma volete provare un'esperienza simile, comprate Immortals. Io, tra l'altro, piccolo aneddoto, lo comprai in versione PlayStation 4, 30 euro mi pare, in sconto su Amazon, mentre la versione PS5 costava 70, però c'è l'upgrade gratuito. Quindi al day one praticamente ho comprato a 30 euro in disco, cioè, ma magari sempre così, ma ci metto la firma tre volte. E passiamo quindi alla settima posizione e troviamo qui un gioco che, se mi seguite, conoscete bene. Jesse Fox is a man of action. I'm just a man who's good at what he does. Kicking ass and explosions. You don't have to be a $6 million man to punch guards in the face. Guards love picking up free coins off the ground. Hey, a coin! You are Jesse Fox. No, I'm Jesse Fox. He is Jesse Fox. And I've been arrested for a crime I didn't commit. Un Metal è una perla. È il sogno di ogni fan di Metal Gear. Ossia vedere qualcuno che ama profondamente il brand Metal Gear e che ne fa una sua interpretazione. Come diceva Sabaku tempo fa e come io poi ho riportato spesso a molte persone quando se ne parla, non esiste un Metal Gear clone. Esistono giochi stealth. Esistono giochi che copiano una meccanica, ma non esiste un Metal Gear clone. Ora esiste un Metal Gear clone. Io spero Dio
che sto sviluppatore indie, ora che ha fatto la sua versione dei giochi MSX, quindi Metal Gear e Metal Gear 2 Solid Snake, in versione moderna, con questa grafica pixel art che è meravigliosa, i comandi reattivi, un po' di meccaniche di gameplay che non mi sono piaciute proprio perché vedi comunque uno sviluppatore indie. Però io spero che dopo che ha fatto questa cosa, fammi un seguito con la grafica da PlayStation 1 e vai a fare la parodia di Metal Gear Solid. Ti prego, poi più avanti mi fai un 3 con la grafica del 2 e del 3. Più avanti fai, io compro, fai, i soldi arriveranno così, mamma mia che bello al Metal, quanto ridere, quanto nervoso in certe fasi, perché è un gioco difficile. Io l'ho giocato normale, ma è un gioco difficile, ti mette veramente alla prova. Voi non avete idea nella mia serie quanti tagli ho fatto, meraviglioso, costa una monata, costa boh 10 euro, compratelo, vi piace Metal Gear, non avete giocato al Metal, compratelo subito, cazzo che bello che è al Metal. E allora perché si è beccato solo la settima posizione? Perché ci sono 6 giochi che mi sono piaciuti di più. Alla sesta posizione iniziano ad arrivare veramente i colossi, quei giochi grandi, enormi, giganteschi. E qui non sto usando questo termine a caso. Alla sesta posizione c'è Shadow of the Colossus Remake. Allora, io sono un novizio delle opere di Ueda, nonostante abbia visto le serie su YouTube di tutte le opere di Ueda, quindi conosca bene l'argomento, non ci avevo mai giocato in prima persona. Ho l'HD Collection per PS3 di Ico e Shadow of the Colossus, però non mi andava di andare a giocare su PlayStation 3. Quindi nel momento che hanno annunciato questo remake, io l'ho guardato con la bava agli occhi. L'ho ottenuto poi in casa, sigillato per 2 anni, for reasons, e poi l'ho giocato, in 2 sere l'ho finito. Mamma mia, che capolavoro, ho provato a giocare anche The Last Guardian, ma non fa per me. Ogni colosso che abbattiamo è una pugnalata al cuore del giocatore, perché sapete, di solito in un videogioco, quando sconfiggi un nemico, hai questa sensazione di ho vinto, che forte che sono, cazzo ce l'ho fatta, pensate ai boss di Dark Souls, no? Che vi dà sempre questa sensazione. In Shadow of the Colossus ti senti una merda. Tu uccidi i nemici, che poi sono solo i 14 colossi, non ci sono altri nemici dentro il gioco, sono solo loro, che sono dei puzzle enormi praticamente. Tu quando ne uccidi uno, ti senti una merda, ti sembra di aver ucciso qualcosa di puro. Poi magari a livello di lore non è esattamente così, però ti sembra di aver ucciso qualcosa di puro per un tuo unico tornaconto, per salvare la principessa, no? Ma hai ucciso una cosa che non ti aveva fatto niente, che era lì, che si faceva gli affari suoi, che stava camminando, che stava dormendo. E tu sei andato lì e hai piantato una spada nella schiena. Non, mi sono sentito una merda per tutte le 10 ore che dura Shadow of the Colossus Remake. Tra l'altro, che cazzo di lavoro hanno fatto i Bluepoint? I Bluepoint si confermano i maestri delle remastered e dei remake. Incredibile. Shadow of the Colossus è incredibile. Non è ai livelli di Demon's Souls, che però è un'esclusiva PS5. Hype per i prossimi progetti, hype Metal Gear Remake, hype Snake Eater Remake, hype Silent Hill Remake. Se mi fanno invece un gioco loro, non so perché, ma io non lo voglio un gioco di Bluepoint. Cioè, vorrei che lo facessero perché è giusto che sfoghino il loro estro creativo, ma non c'è nessuno come loro a fare remake. Continuate a farmeli per piacere, perché mi consente di recuperare opere che non ho mai vissuto. Io non ho mai giocato ai Legacy of Kain. Fatemi un remake, li gioco domani mattina, capito? Alla quinta posizione troviamo un gioco che si potrebbe definire con 3 parole: macchina del tempo. Letteralmente un salto indietro di almeno 10 anni e rigiocare un genere che ormai non esiste più. Era già successo con A Way Out, ma stavolta... Do you want to know what this story is really about? Huh? This is the story of Cody and May. Why'd you look like a blob of clay? Wanna change back?
then you need to fix your relationship. Me and you. Just take two. Now it takes two, baby. It takes two, baby. Just me and you. Yeah. What are you doing? You're not feeling it? No. Ma stavolta quel pazzo che ha prodotto A Way Out mi ha portato i Takes Two. Nonostante io sia una persona molto acida in certe cose, e infatti fin da subito i miei amici si ricorderanno di come mi lamentavo di Take Two per il pretesto narrativo, perché dicevo, è palesemente un gioco fatto apposta per chi ha i genitori divorziati, per premere quel bottoncino che mi farà piangere alla fine. Ma siccome io non sono in questa situazione, non proverò niente. Il cazzo! Non so perché a volte faccio questi ragionamenti, ma mi impunto su delle robe. Me la trascino per mesi finché non provo le cose e dico, ok, forse sono un coglione, magari sono veramente un pagliaccio. It Takes Two è l'evoluzione al 1000% di A Way Out. A Way Out, che tra l'altro mise in un altro top 10, era un gioco molto serioso. Molto serio, molto cupo. D'altronde si evadeva di prigione, c'era un mezzo tramaccio, non sto qua a parlare della trama. Mentre It Takes Two è un gioco cazzone, che però alla sua base ha questo conflitto fra i due personaggi, marito e moglie, appunto, che devono separarsi, e la figlia ha sentito questi discorsi, quindi va in casa a deprimersi, e loro diventano le due bamboline della bambina. E devono cercare un modo di sistemare le cose. Arriva quindi questo libro, che parla in messicanos, molto spiritosos, e gli dice, cabrons, dovete fare gli amicis! Come cos'è che diceva? Aspetta! Collaboration! Mamma mia! E tu parti in questo platform coloratissimo in cui devi sistemare le cose, appunto, i puzzle, le sezioni d'azione, tutto quanto è pensato per essere giocato in due, infatti non si può giocarlo da soli, non esiste un matchmaking online con persone a caso, bisogna essere due persone che si conoscono in parti insieme che lo giocano, oppure nella stessa stanza in split screen. Ed è questo che intendevo. Una cosa che non faccio da 10 anni. Spero vivamente che continuino a fare giochi su questa tacca, perché sono una meraviglia e lo fanno solo loro. Spero che qualcuno prenda spunto, perché bisogna capire. E sì, per carità, è meraviglioso giocare online, ma vuoi mettere stare in stanza insieme con una persona a cui vuoi bene e ci giochi e ti sfondi e ridi e sposti, dai le gomitate, gli rubi il pad, gli spegni il pad, gli togli il cavo. No, ma ormai qua non si può più. Ma che meraviglia! Che bello i Take Two! È una top 10 molto... sì, che bello! Perché ho giocato poco, ma di qualità. Questa è la differenza, questo che rende una top 10 bella. Non giocare 30 titoli, di cui alla fine te ne ricordi 5. Ne gioco 15 e me ne ricordo 15. Capite? Questo è il mio problema. Cazzo. Comunque, passiamo alla quarta posizione, e stavolta invece troviamo un AAA enorme, con una produzione elevatissima, di cui abbiamo già parlato in precedenza per i capitoli usciti prima. Questa volta è uscito l'ottavo e stiamo ovviamente parlando di Resident Evil Village. Prosegue la storia che iniziò Ethan Winters nel 7° capitolo. Ora, devo essere sincero, rispetto al 7 lo trovo meno pauroso. C'è da dire però che, nonostante io prima abbia detto che la grafica non è importante, in un horror e in questo tipo di horror è diegetica all'esperienza, e infatti è una grafica meravigliosa che ti fa cagare addosso ad ogni roba che vedi, perché ti arriva addosso c'è Lady Dimitrescu, ti viene addosso con ste tette. Ok, non sapevo come fare a dirlo, quindi ho dovuto introdurlo. Ma c'è Lady Dimitrescu, per me è il miglior Tyrant mai fatto, perché ha le tette. Ok, no, vabbè, a parte gli scherzi, Alcina Dimitrescu è uno dei migliori villain per me, di Resident Evil, di sempre. Mi è piaciuta da morire la sua caratterizzazione. Mi dispiace che è relegata alla prima fase del gioco, secondo me l'hanno messa lì apposta per vendere, così tutti quanti ce l'avevano subito. Mi dispiace che se ne vada praticamente subito dalla scena, però per quel tanto che c'è, meravigliosa. Invece il tipo, quello lì, finale, cos'è, Heisenberg,
boh, mi pare una roba di One Piece, ho visto Sabaudi, il tipo così, faceva e tutto quanto il ferro che si attacca addosso. One Piece, Resident Evil, va bene? La sezione qua nella casa delle bambole, ho ancora i brividi di paura se ci penso. È comunque un ottimo horror, nonostante, ripeto, il 7 per me faccia più paura, non è che non mi sono cagato addosso con l'8, anzi, la sezione quella lì, col feto PT, diciamo, no? Che ha giocato ha capito. L'ho giocato in compagnia, perché sennò non andavo avanti. Ecco, siamo arrivati al podio. La medaglia di bronzo, alla terza posizione, se la prende un gioco che ho giocato 2 mesi fa con Now. Stiamo parlando di... E lui chi è? Vinny, ti presento Tom e Angelo. Dobbiamo fare un lavoretto. Avete bisogno di qualche bel ferro? Dobbiamo soltanto rottamare un paio di macchine. Ho proprio quello che vi serve. Pregherai di beccarti una pallottola prima che sia finita. Mafia Definitive Edition, che da adesso in poi chiameremo Mafia Remake, è stata per me la mia prima esperienza con Mafia. Non avevo mai giocato alla serie, dopo di questo ho provato a giocare al 2, però purtroppo non mi piace, quindi ho abbandonato tutto già all'1. Però preso come gioco singolo, Mafia Remake è una meraviglia. La cosa che però mi impauriva era il fatto che è un open world, però almeno pensavo, viene introdotto come gioco open world perché hai questa mappa gigantesca che puoi esplorare, però in realtà è tutto legato alla trama. Io pensavo, cazzo, un open world con un sacco di missioni secondarie, un sacco di collezionabili, a me sto roba proprio rotti i coglioni. E invece in realtà no, è proprio un gioco che va dritto per dritto con la sua trama. È semplicemente una mappa gigante dove puoi muoverti. Ma tu non puoi fare niente in quella mappa, è una mappa finta. Puoi girarla, ma non c'è niente. E devi andare comunque da lì a là e fare le missioni e seguire la trama. Meglio così, ma a volte veramente meglio così. La trama narra dell'ascesa criminale di Tommy Angelo, che nella città di Lost Haven si avvicina alla famiglia Salieri. La violenza in questo gioco è sempre più elevata, parte piano e poi diventa sempre più crudele, appunto, a mafia alla fine, no? Con degli ottimi risvolti di trama, dei grandi colpi di scena, ho visto i comparison con la versione originale, c'è un lavoro clamoroso di remake dietro, pari Bluepoint, e niente, a sto punto spero che mi facciano un remake del 2, perché io purtroppo giocare la versione PS3 a 15 frame non ce la faccio. Mi sono sentito veramente un mafioso, un siciliano, mi sono proprio sentito... Cazzo, le origini della mia terra ho sentito, dell'Italia, no? Come nel mondo ci conoscono, che belli che siamo. Ma quanto è bella la mafia! Ma tra l'altro si ride un sacco, le meccaniche delle sparatorie sono veramente fatte bene, la guida è fatta bene, a parte una missione che mi ha fatto impazzire. Io veramente questo, se vi piacciono gli open world, se vi piacciono le storie criminali e non l'avete ancora giocato, ve lo consiglio assolutamente. E siamo arrivati alla medaglia d'argento. C'è un gioco di cui abbiamo parlato recentemente, il terzo gioco di quello che sarà forse una quadri o una pentologia. Stiamo parlando ovviamente della nuova opera di Kang Gao. Non voglio dilungarmi troppo su Impostor Factory perché ne ho fatto una recensione molto emotiva un paio di settimane fa ormai. E sappiate solo che è la summa di quello che Kang Gao ci ha riservato con To The Moon prima e con Finding Paradise poi. Impostor Factory è l'ennesima meraviglia che Kang Gao mi propone. Lui ormai lo sa, quando esce qualcosa della sua produzione c'è Bicho che è lì, che fa così. Quello però, come dissi in fase di recensione, è che lascia un po' indietro i personaggi storici che spero nel prossimo capitolo tornino a essere il fulcro dell'esperienza. Nonostante questo piccolo difettino, era impossibile non metterlo almeno al secondo posto. E badate bene, per un attimo ha rischiato di essere il primo posto della top 10. Poi mi sono ricordato cosa ho giocato inizio anno. So you're awake.
looks like death is not your fate just yet. C'è Gian di Gian e Brombe che sta facendo la ola, secondo me, perché Shadow Die Twice Sekiro di From Software è stato il gioco che più mi ha fatto incazzare negli ultimi 2 anni, ma non nel senso positivo, non nel senso From Software che si gioco, ah mi incazzo, ce la faccio, no, mi ha fatto incazzare perché mi ha deluso. È un gioco che ho preso, ho messo nello scaffale, ho detto questo non lo gioco più, ho comprato anche la Collector, pensa che pirla, mi dicevo fra me e me, pensa che lungimirante che sono stato invece. Perché è vero, non è quello che mi aspetto dai From Software, ed è quello che spero che From Software non farà mai più, a meno che non faccia un Sekiro 2, allora vabbè. Però spero che certe meccaniche non vengano mai più riprese, perché non è quello che voglio da loro. Ma, preso come gioco a sé, non pensandolo come un Souls, è il loro capolavoro tecnico. Letteralmente quello che fai col pad quando premi i tasti è una danza. Letteralmente fai una danza con gli avversari. Una roba clamorosa. A livello tecnico spaventoso. Grafica un po' meno. Ma come tutti i giochi From, neanche Elden Ring c'ha la grafica, figurati Sekiro. Però, cioè, la precisione che devi avere per fare i parry, che il parry è una roba che mi butta via di testa, pensa a Sekiro. Nonostante si può un po' abusare di quelle L1 e fare finché non entra. Però, anche qui, non mi dilungo molto perché ho già fatto la recensione e se volete un approfondimento, il link è in descrizione, ne parlo per 20 minuti, come con Impostor Factory. Tutto in descrizione, ragazzi. Sekiro è la perla e sono contento di aver preso la Collector. Sono ancora più contento che fra poco esce Elden Ring. Il complesso mi ha divertito come gioco più di tutti gli altri. Ed è quello che dicevo all'inizio. Non è la grafica, non è la trama, è il gameplay. Perché alla fine giocare è gameplay. Ed è stato il migliore che ho giocato quest'anno. Alla fine non mi ha mai deluso. Era successo, ma mi sono redento da solo. From Software non mi ha mai deluso. Ti prego, non iniziare con Elden Ring. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io, dal 1° di gennaio, inizierò a stilare la top 10 del 2022 e continuerò a scrivere per 12 mesi. A breve inizierò a pubblicare gli ultimi episodi della serie di Unmetal. Nell'info box trovate il link alle recensioni che vi dicevo prima e a tutti i miei social. Ci vediamo alla prossima, sempre qui su Beyond Gamers.